E rieccoci, signori, Pasquale Romano. Buongiorno, grazie. Ciao Ciro, e per grazie essere, per questo invito. Per essere qui. Parliamo dopo. Rompiamo il ghiaccio, cantiamo una canzone che è una poesia. Vero. Terra mia, Pasquale grazie. Romano. Com'è triste, come amare, sta settata a guardare tutte cose, tutte parole che niente buono fa. Si macina già l'età che non poche libertà, casta terra e questa gente darà. Terra mia, com'è bella l'avanzare. Terra mia, com'è bella la guardare. Non io vero, non è sempre stesso, tutti i giorni bocca. Ma e che sta vita se ne va. I vecchi vanno a rinda a chiesa, la burona va a pria, e a paura sta morte, che non ci vola sa. Terra mia, tu si chiede. Grazie. Bellissima, Pasquale. Tra le altre cose, il video lo notiamo, no? È stato fatto durante il lockdown dell'anno scorso. Purtroppo, per fortuna sì, perché da lì poi è nata di nuovo questa voglia tremenda di ritornare quanto prima sulle scene. Eh sì, è stato un periodo che ci ha forse legato ancora di più a quello che noi più amiamo fare. Prima di andare avanti, io devo ringraziare Union Group, distributore di caffè Pasta all'Acqua, che ci offre questa rubrica. Se chiamate allo 081-869-4735, i telespettatori di Domenica Like potranno avere anche una scontistica e una macchina del caffè incomodato d'uso gratuito. Ma che bello fare le televendite. Detto ciò, allora, un bel percorso il tuo, che nasce da fatto anche di tanti sacrifici, però, perché sei uno che non è mai stato lì con le mani in mano. Facciamo un bel passo indietro, certo. Eri piccolo e scopri la passione per la musica. Sì, la passione della musica scoperta anche grazie a questo nonno che aveva questa piccola orchestrina, perché una volta nei vicoli napoletani, come ben sai, c'era questa usanza di passare sotto i balconi con queste piccole orchestrine. E il nonno era un direttore d'orchestra, è un parolone, però, la sua fisarmonica, però comunque erano 20 elementi, se non sbaglio. Mazza. E da lì, con la classica napoletana, pian piano, mi mettevano questo cucchiaio in mano, sopra questa cassapanca in cucina, e facevo le mie esibizioni, anche perché, sai, come ben sai tu, maggior parte del tempo lo passavo a casa dei nonni e certo. Un po'. Senti, ad un certo punto però tu vuoi approfondire, sì. e studi. Sì. Studiato anche canto lirico. Sì. E la cosa che mi colpisce di più, io ho fatto svariati lavori, dici, tanti sacrifici, vengo da una famiglia umile, no? Certo. Modesta, quindi hai un po' dovuto anche pensare un po' tu a come poter studiare. Sì. Credo che questo ci arricchisce, no? In un certo ci arricchisce senso. Perché poi Napoli diventa il primo teatro, il primo palcoscenico che calchi, poi stando anche a contatto con le persone e lavorando in alcuni ambienti. Cito qualcosa che ho fatto, anche un muratore, un fruttivendolo, sai, oppure certo. Questi lavori estivi che ti occupavano dopo la scuola, finiva la scuola e tu ti occupavi di tante e tante cose, e tu lì inizi a vedere proprio il palcoscenico, che poi c'è la canzone palcoscenico napoletana,
che davvero siamo tutti, sembra un piccolo teatro la nostra città. Questa cosa mi ha sempre affascinato. Soprattutto prima, adesso qualcosa si sta perdendo perché siamo dietro a tante altre cose. Pasquale, tra i tanti insegnanti, tanti insegnamenti che hai avuto, che hai potuto anche rubare, perché un bravo allievo ruba anche, no? C'è qualcosa che porti dentro? Tu, tra le altre cose, io ti ho conosciuto in un periodo in cui tu stesso insegnavi a dei bambini che avevano questa passione, un bel periodo. Qualcosa che hai imparato tu e che hai poi trasferito a loro? Quello che ho imparato io è stato da un maestro, uno tra i tanti, ce ne sono tanti, cioè non ci diamo proprio nessuno come maestro, altrimenti poi si prende qual era qualcuno. Però quello che mi ha segnato tanto è stato un ponno che io feci con dei ragazzi diversamente abili. Guarda che è stato un'esperienza, al di là dei bambini che tutt'oggi, anche da lontano, come li vedo, sono cresciuti, è bello vederli cresciuti. Però quello che ho imparato in quel contesto, guarda, è un qualcosa, l'amore che ti trasmettono è un qualcosa di anormale. Dovremmo imparare tutti da queste cose, sono da queste esperienze. D'accordo. Ma ti posso assicurare che ti lascia un segno indelebile e poi hai una sensibilità sul dopo, quando sembra, ti approccia al prossimo. Sembra che fai tu qualcosa per loro, in realtà invece sono no, loro. Assolutamente, tanto... ma... Io andavo con una borsa finta vuota e ne uscivo con una borsa finta piena di esperienza, di amore, proprio bello, bello, bello. Tra le altre cose, proprio l'aspetto sociale, tu non lo trascuri mai in tutto quello che fai. C'è un motivo per cui sei così vicino a determinate tematiche, se ti va di dirlo, cioè, per carità di Dio. Un motivo. O è un qualcosa che... A me come piace. Nasce l'idea, ecco, di anche lo spettacolo nel 2011, no? Che dopo se ne parlerai, che insomma è stato il tuo debutto a teatro in uno spettacolo completo. Anche lì c'era tutto un aspetto sociale. Come mai? Da dove aspetto sociale perché questa voglia di? Forse da piccolo anche io avevo vicino alcune persone che si occupavano del sociale e la vedevo come una missione che mi ero promesso a me stesso. E laddove ce ne fosse stato il caso e io avessi avuto le giuste potenzialità per far sì che questa cosa la potevo fare, l'avrei fatta. Ed è stata così. E quindi fai. Lo faccio ancora, con molto piacere. Lo so che lo fai ancora. E ecco, l'abbiamo parlato prima, nel frattempo ti preparo il caffè. Grazie. Nel 2011 tu scrivi uno spettacolo. Viaggiando con la musica. Viaggiando, che però poi è anche cambiato, l'hai proposto più di una volta, l'hai... Ovviamente se è uno spettacolo scritto su noi stessi, man mano che la vita va avanti... Cambiamo, è vero. Cambiamo, no? Anche il repertorio, sì, ci sono sì. canzoni... Da io non ho paura, le tasche piene di sassi. Ecco, no, ci sono canzoni che magari in un preciso istante ci danno è qualcosa vero. E in altre circostanze non riusciamo nemmeno a cantarle. È vero. Ecco, come nasce quello spettacolo? C'è l'idea di riproporlo? Lo spettacolo nasce da Notti Insonni. Da Notti Insonni che tu ti metti lì e inizi a viaggiare nel passato... al pensare al futuro e io non amo stare lì a un posto come dicevi tu, quindi vado in cucina, piglio carta e penna e inizio a scrivere. Scrivi. Scrivo e ne esce fuori una bella trama. Dalla trama, da sognatore, da cantante, ti fai una cernita di canzoni che possono avere una connessione con quel periodo. E inizia a chiamare un regista, inizia a chiamare un qualcuno e dice guardi, ho queste idee, che ne dite? Lo facciamo? No. Grazie Ciro, gentilissimo. Il caffè da qui... offerto da Passalacqua, un group, saluto il mio amico Dino, ho imparato a fare il caffè Dino, hai visto? No, perché... Ti dicevo, e da qui nasce lo spettacolo, che poi quello che ricordi, io lo dico sempre, è questi qua, sono i momenti che ricordi, quelli che ti porti dietro, l'approccio con i musicisti che poi sono diventati amici, proprio fraterni. E anche in quell'occasione tu ti sei circondato di giovani, di ragazzi no, che avevano questa tua stessa passione. Sì. Hai sempre pensato anche di dare un senso no, anche a tutto quello certo, che perché io dico che se noi siamo in sintonia possiamo rendere poi davanti ad un pubblico, davanti a una platea, ma se così non fosse, non, certo. Siamo sì professionisti, però arriviamo al nulla. Siamo felici di noi stessi, ma al pubblico non stiamo dando niente. Giusto. Pensiamo solo al pentagramma e a quello che dobbiamo... Invece a me piace proprio emozionarsi, lo dico sempre, anzi nei primi articoli che tu sei... L'importante è emozionarsi e soprattutto fare emozionare. Assolutamente sì. Altra palestra tua di vita sono state sicuramente le esibizioni per locali, manifestazioni, festival, qualcuno lo hai anche vinto. Un'esperienza che porti nel cuore? L'esperienza che porto nel cuore è il primo spettacolino ad un teatro piccolissimo di Villa Ricca, fatto di 60-70 paganti.
Bene. Con le basi musicali. Anche perché tu, oltre alla musica, hai sempre avuto un occhio, hai strizzato l'occhio anche al teatro, alla recitazione. Sì, e lì non posso mai dimenticare questa coreografia, così si può chiamare. Misi delle candeline per terra, mi vesti tutto di bianco e cantai questa canzone, Scrivimi, che è di buono cuore. E però anche lì la feci con un piccolo sunto iniziale, che parlava poi di quello che andavamo a fare. Sempre queste cose, queste manie che penso, mi puoi capire, del buio opaco. Assolutamente sì. È la prima esperienza, con le basi. È bellissima, non la dimenticherò mai, 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 mai. Al di là poi degli altri palchi. Mi è fatto venire in mente una cosa che facevo io. E ti rendi conto che poi gli anni passano. Purtroppo sì. Io sto parlando prima del 2011. Perché era come la vivi tu la storia che gli anni passano? Io a volte non bene. Ciro, tingiamoci. Tingiamoci e facciamo finta di essere giovani. No, ma che gli anni passano, l'esperienza cresce e quindi facciamo un quadro generale di quello che è stato prima. Ecco, senti Pasquale, c'è stato ad un certo punto anche un momento in cui vuoi il Covid, forse anche un po' prima, un po' ti sei fermato. Poi sì. Proprio negli ultimi giorni sei ripartito anche con una cover, sei insomma apparso anche su quotidiani importanti, c'è questa voglia di rinascere, no? È da una settimana che ho annunciato questa cosa della rinascita. Com'è che ti sei fermato? Sono fermato per... Anche in un momento in cui qualcosa poi stava accadendo. Stava nascendo già, sì. Però ecco, per essere anche chiaro con me stesso ed essere sincero con la mia anima, non ero più io. Non avevo più niente da dare. Avrei fatto tutto per un essere di narcisismo. Non ero, in quel momento non ero io. Sono stati 3-4 anni fermo, no? Due anni. Vuoi per i vari problemi che c'erano in famiglia, vuoi per quante... Si è quantificata un po' di situazione un po' anomala e io non riuscivo a vivermi... Ecco, anche la musica poi diventava un peso, ma no, perché era il mio rifugio. Ma era un rifugio che ho fatto per se stesso. E non mi piaceva sta cosa. E poi c'è stato questo incontro che io lo porterò a vita nel cuore. Purtroppo ad oggi ho questa fede che mi porto ad essere cristiano. Certo. Ho fatto questo incontro, lo dico sempre, con Dio. E ne vado fiero. E ad oggi davvero ho un qualcosa da dare che non appartiene a me, ma mi viene trasmesso. Come è avvenuto questo incontro? Per un amico, che ad oggi è un fratello, un capatosta, che lui mi vedeva sofferente. Si chiama Francesco, questo ragazzo. E tanto che ha fatto, lui e la moglie mi punzecchiavano da lontano, cioè mi giravano intorno, cioè guarda che tu, secondo me, pian piano, la tua strada è questa, perché anche per queste cose che hai fatto in passato, l'hai fatto con la carne, giustamente, ma capite se tu, tra virgolette, li fai con una devozione, sapendo come si è mosso, all'epoca parliamo di Bibbia, però non facciamo un discorso religioso. Capendo, è bello però che arrivi da persone giovani, insomma, sì. Noi... Molto spesso è il messaggio che secondo me dobbiamo indietro, anche portare, perché va bene TikTok, va bene Facebook, ma un po' di fede non fa male. Ebbene, insomma, ti sei ritrovato, ti sei ricaricato. Sì, molto. Questo, sì, questo mi fa piacere umanamente parlando. Poi sei anche papà di una splendida bimba. Principessa di papà, la mia vita. Unica e sola o mettiamo in cantiere... Per il momento unica e sola. Poi chissà. Senti, il sogno di Pasquale Romano, un progetto... Continuare a vivermi queste emozioni, che siano su grandi o piccole scene, ma sto bene così, mi fa piacere. Anche vedi, ti ho rivisto dopo anni, fuori ho beccato qualche amico che non vedevo da tempo, e questi sono abbracci che poi ti fanno stare bene. E domani mattina, secondo me, mi sveglierò ancora più carico. È un step by step che bello, mi sta un piacendo. Un arricchimento continuo. Sì, senza aspettarsi niente da niente e da questo qualcosa che dovrà succedere, no. Ma infatti è vero, quando uno è tranquillo con se stesso, poi le cose arrivano da sé, sì. Anche perché oggi mettersi in mostra ci vuole ben poco. Sì, sì. Ci vuole ben poco. Invece se anche a me a volte capita di sembrare di restare un passo indietro, poi dopo mi guardo allo specchio e dico potrei fare questo, ma perché? Esatto. Meglio andare sulla nostra strada, costanti, svegliarsi la mattina, guardarsi in viso e dire... Vedere un volto simpatico e pulito, senza maschere. Senti, la prossima canzone, Mentre la vita se ne va, è un pezzo tuo. È un pezzo di... una cover di D'Alessio. Ammazza! D'Alessio... Ma lo sai che in tutto questo tempo ho pensato fosse tua sta canzone? No, D'Alessio ha fatto sto pezzo che secondo me... è il più bello in assoluto. Che però tu ci hai fatto un video anche... Stiamo preparando un video ci e poi mi sono... Mi sono preso questa briga di avere l'onore di avere un certo Antonio Ottaiano, che tutti conosciamo a Napoli, non solo, in tutta l'Italia.
Guarda Pasquale, lo sai che è un complimento? Io pensavo che questa canzone fosse no. tua. Perché l'hai resa proprio... La sento troppo. Parliamo di anziani, ma anziani. Ma guarda, mi sconvolgi. Io ero convinto che questo fosse un pezzo tuo. Io appena l'ascoltai, senti, no, sta canzone... sentivo che mancava qualcosa, mancava sta voce patriarcale. Poi Antonio, per me, quando fa l'attore, come cantante, mi tolgo il cappello. No, assolutamente, ma quando sì, fa l'attore, è stato Antonio, anche nostro ospite. Gli chiesi questa cosa, ascoltò la canzone, poi Antonio è uno... Tra l'altro hai preso una canzone di D'Alesso nemmeno tra le più conosciute. Forse è quella. Però vedi, questa canzone, piccolo aneddoto, Michele Placido poi l'ha portata in scena a teatro. Vedi quando una cosa proprio poi... nello show di D'Alessio fecero un monologo. Sì, sì, e lui fece. Io ero convinto fosse tua. No, mo stiamo guardando un video con Antonio, bello, Antonio Pasquale proprio. Romano, mentre a vita se ne va. Grazie. Io prendo la tazzina del caffè, vai. La strada c'è fatta, quanta scarpa c'è consumata, ma tocca a voi che siete figli, ma raccomando, non vi scordate sti consigli. E trovo sempre anche la stottata, arravugliata rindano un vestito, non pare scarpe mezzo consumate, e non rilorgio per conti minuti. Non parlasse scorda né parole, sotto cappello fermo nei pensieri, poi non volavo. Nessuno chiuso vera la famiglia, guardano un'area da una finestra, sono un piatto in coppa una tovaglia, un compleanno non è più una festa, un quarto latte con pochi pani, e sembra che la ci vedo tutti sì. Ma può bastare. Scendono insieme a luce la matita, con un sorriso che si leva a sé. Lassano i suoni in coppa in cuscino, mi scanno le gocce rindano un bicchiere. Passano tempo rindando il barbiere, perché ma casa non è buono sciuto. In mano tremano, mano paura, con un caffè si sporcano cazzone. Portano sempre un bietto innamorato, che sorde e spicci rindo portafoglio. Con chi le carte hanno cresciute figli, e mo so solo carte caramelle. Tantano vuoto rindano un ritratto, e loro giù nessuno se ne fotte. Chi l'abbandona senza le pietà, rinda una casa addosso per la vita, mentre se ne va. Sempre pronto un consiglio, per loro siamo tutti quanti figli. O tempo corre a chi studiente sporca, da sanne spine ma si porta il foglio. A vita stregno come una cravatta, perdendo l'ultima partita di carta, quando volare. Saggi mi scolo e gli imparaviso, e a di gagnetto vanno a cerca scorso, con luci russo porco affannato, faccio una ruga per una risata, ma sono che sfrecce che te la salita, t'avviso prima e ricerè fermato, come creatura aspetta una data, a fine mese aspetta una pensione, tra veglia e sonno doppa una bandita, come compagno sono un bastone. Spesso arrivano a lungare, con quel signore che sviglia pure, abbandonare sa vaccarezza, e quando trovano che senza cuore non te ne vuoi dà. Non ci abbandonate, è cosa vecchia,
nonni cancellati. Pasquale Romano, grazie. Complimenti. Grazie, Ciro. Veramente pensavo che questa canzone fosse no, tua, guarda. Magari. No, complimenti, io spero che tu vada avanti. Noi portiamo fortuna, quindi vedrai grazie. Che... Permettimi di ringraziarti. Tanto noi tamponi li abbiamo fatti. Assolutamente sì. Ringrazio te, la tua redazione che è stupenda. Sì, ragazzi, siete fantastici, veramente grazie. Grazie, e grazie perché è stato un nuovo inizio partendo da qui. Grazie. E io ti auguro tante belle cose, torna a trovarci quando vuoi. Grazie. Pasquale Romano, ci fermiamo per qualche istante e poi Fabio Brescia, il suo Fabio di domenica. Tra poco.